concerto di questa sera mette insieme, come dice il titolo, brani d'organo e brani corali. Non sentirete pezzi esclusivamente natalizi, ma composizioni e canti che vogliono elevare il nostro spirito all'incontro con Cristo, che si fa uomo nella grotta di Betlemme. La scelta dei brani organistici è caduta su composizioni di Johann Sebastian Bach, mentre i brani corali rientrano nel repertorio della nostra scuola cantoria e spaziano tra vari autori. Iniziamo subito con un brano d'organo. Si tratta del Preludio e Fuga in B minore di Johann Sebastian Bach. Seguiranno il canto Saldo il mio cuore di Monsignor Marco Fesina, ispirato ai Salmi 57 e 108, dove le voci maschili si alternano al coro a quattro voci, accompagnato, oltre che dall'organo, dal flauto di Esther Mucchi. Verrà poi proposto il Mottetto o Sacro Convivio, il cui testo è l'antifona magnifica dei secondi versi della solennità del Corpus Domini, mentre la musica è di Luigi Golfini. A seguire il canto natalizio Fermarono i cieli, scritto da Sant'Alfonso Maria de Liguori, l'autore di Tu scendi dalle stelle.
per corale in bemolle maggiore di Bach, in italiano, o uomo, piangi il tuo grave peccato. Poi altri tre brani corali, Verbo un caro fatto mesto di Frisina, ispirato alle parole del prologo del Vangelo di Giovanni, il Verbo si è fatto carne. Poi Madre fiducia nostra, sempre di Monsignor Marco Frisina, un doveroso omaggio a Maria, segno mirabile di quanto può la fiducia in Dio e nel contempo segno della grandezza della sua fiducia in noi. Il canto è accompagnato dal flauto di Ester Mucchi. Poi Ave Verum Corpus di Mozart, una delle pagine di più belle conosciute. Un commentatore ha scritto: è il più fervido e illuminato di tutti i canti eucaristici. Nel breve ma incommensurabile spazio di 46 battute, l'immagine dolorosa del crocifisso, gli spasmi dell'agonia, gli orrori della morte si trasfigurano nella pace eterna. Ed è questa forse la più alta opera d'arte che Mozart abbia creato.